Buonasera a tutti e tra poco partiremo con un nuovo appuntamento di Music Social Machine. Un appuntamento ricco di sorprese e tra poco capirete il perché. Sigla! Avevo annunciato una puntata ricca di sorprese e la prima sorpresa è proprio lui. Dopo mesi e mesi di collegamenti esterni, finalmente ce l'abbiamo negli studi di Udinese TV, Umberto La Bozzetta! Eccomi, grazie. Devo dire che sono... Buonasera a tutti intanto. Sono molto contento finalmente di essere in studio tuo ospite dopo tantissime dirette fatte in collegamento esterno e soprattutto sono... qui a dirti complimenti per lo studio, mi piace molto, è molto accogliente, molto caloroso. Bene, come te? Senti Umberto, io sto benissimo, poi la tua presenza veramente mi gratifica, dopo mesi e mesi di collegamenti esterni, a parlare sempre di musica, anche perché la musica è nel tuo DNA. La musica è soprattutto parte della mia vita, quotidianamente, anche prima di arrivare in studio. Questa sera sono stato al telefono moltissimo con delle persone, soprattutto per raccontare quelle che sono le novità, per raccontare un po' di quello che sta accadendo nella musica in questo momento, soprattutto in fase di preparazione per il prossimo Festival di Sanremo, ma non solo, per altre iniziative. Poi lo faccio pubblicamente, visto che sono in trasmissione adesso, ringrazio Udinese TV e Music Social Machine per il contributo e la partecipazione al Big Contest di cui abbiamo parlato nelle settimane passate e che, come dire, è stato un piacere collaborare e avere voi al nostro fianco perché ha avuto molto successo. Senti, hai svelato già gli argomenti che tratteremo in questa puntatona, Sanremo, Big Contest, hai spoilerato come piace dire a me, però facciamo così, intanto ti faccio tanti auguri di buon compleanno perché so che qualche giorno fa hai compiuto i tuoi N anni, naturalmente non lo svelo, cioè non voglio svelare l'età, no? Però una so che il telefono era intasato, Era intasato, ma soprattutto una via di mezzo tra i 50 e i 60, quell'età indefinibile che in qualche modo gli si accosta a chi come me ormai i 50 li ha superati. Comunque grazie, sì, la settimana scorsa ho compiuto gli anni e quindi è stata una giornata meravigliosa. Tu sei stato ospite e anche protagonista di una serata molto divertente, grazie. Una serata veramente molto molto divertente. Allora facciamo così, a proposito di serate divertenti, la scorsa settimana è andato in onda lo speciale dedicato a Marco Masini e i suoi 30 anni di storia. Facciamo che rivediamo e ripercorriamo quelle emozioni di quella fantastica giornata che abbiamo trascorso insieme. Io sono molto contento di questo, soprattutto perché è prossimo il tour di Marco che farà fra qualche mese e quindi di conseguenza magari questo può essere un anticipo. Tu sei invitatissimo ovviamente e anche tutti i protagonisti e i telespettatori di Udinese TV. E allora facciamo così, come vi dico sempre, mettetevi comodi comodi, prima di buttare il telecomando alzate il volume del vostro televisore o del vostro smartphone e gustiamoci questa clip dei 30 anni di storia di carriera musicale di Marco Masini. Vediamola insieme. Quando tu metti in moto come me senza te, quando tu spacchi il vetro come me senza te, quando stai in agguato come me senza te, e quando sei come me senza te, quando torno a lei mi faccio quasi pena
E più che non ci sei, e più che voglio te. Voglio ancora le tue dita che graffiano la schiena. Abbiamo appena rivisto i 30 anni musicali di Marco Masini all'Arena di Verona. Tra l'altro, ogni volta che vedo queste immagini io mi emoziono, caro Umberto, perché eravamo lì. Intanto ringraziamo anche l'amico Emiliano per le immagini veramente esclusive. Emiliano è il videocameraman ufficiale della Concerto, Concerto SRL, che segue tutti i filmati di Umberto Tozzi, di Marco Masini, di Jack Savoretti, di Paolo Conte. E quindi Emiliano Becchi ha, come dire, ormai acquisito, no, quella credibilità di riuscire a trarre dalle immagini un pathos meraviglioso e soprattutto emoziona ogni volta che vediamo i suoi filmati. Quindi grazie Emiliano di esistere soprattutto. E queste immagini che abbiamo appena visto in qualche modo raccontano in maniera molto veloce quello che è stata quella serata meravigliosa che abbiamo trascorso insieme, una serata di circa 3 ore di spettacolo, quindi insomma c'erano tanti ospiti, ma nello speciale che hai mandato in onda qualche settimana fa devo dire che sei riuscito a cogliere quegli attimi che sono importanti nel poi identificare uno spettacolo, un evento, e credo che i telespettatori di Udinese TV abbiano apprezzato, me lo auguro, perché poi mi hai detto che i commenti sono stati positivi e quindi questo mi fa molto piacere. Eh sì, sono arrivati tanti messaggi, anzi continuate a scriverci su Udinese TV, su tutti i nostri canali social, e poi se anche tu vuoi partecipare a questa fantastica trasmissione scrivici a musicsocialmachine@gmail.com, perché il prossimo protagonista potrai essere proprio tu che vivi di musica, una cosa bellissima. A proposito di musica, caro Umberto, ti dico tra palco e città, ti viene in mente qualcosa? Sì, questo è un identificativo di quello che succede a Sanremo negli ultimi anni. Aia, quindi... allora fermiamoci qua, perché mancano circa 90 giorni, 3 mesi alla 72esima edizione di Sanremo, e allora vediamo cos'è questa parola magica, tra palco e città, grazie a questo video. Penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno 3 iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono... E allora, caro Umberto, abbiamo appena rivisto le emozioni vissute nella 70esima edizione del Festival di Sanremo, grazie all'Ariston, grazie al Palafiori, grazie a Piazza Colombo. Insomma, un festival veramente emozionante. L'anno scorso è stato meno emozionante perché era un evento molto molto social. Però la 72esima edizione cosa ci riserverà? Ma intanto questa è la fase di preparativi, c'è l'organizzazione del festival che fa capo alla gestione di Amadeus, e quindi di conseguenza stanno a questo momento, in questo periodo storico, facendo le selezioni sia per i giovani di Aria Sanremo che di Sanremo Giovani, quindi di conseguenza avremo a metà dicembre una puntata su Rai 1 dove saranno poi selezionati i giovani che faranno parte, i 2 giovani che entreranno direttamente nel novero degli artisti invitati per la manifestazione, perché quest'anno è stato eliminato, non c'è la doppia diciamo così partecipazione tra i giovani e big, esistono solo i big, probabilmente saranno 24 almeno fino
a controordine e quindi saranno selezionati in questi giorni. Di attenzione che c'è, molta attenzione e anche tensione tra l'altro tra i giovani, che sono quasi 700 quelli che si sono iscritti, perché ne devono scegliere due, quindi capirai che non è molto semplice. Intanto ringraziamo la regia perché ci sta facendo vedere le immagini esclusive del gruppo eventi, ringrazio anche il patron Vincenzo Russolillo per queste immagini. Insomma, tra palco e città è stato un progetto voluto fortemente dal tuo amico Amadeus. Tra palco e città è il, diciamo così, il congiungimento tra il Palafiori e il Teatro Ariston, dove c'è un tappeto rosso che unisce la piazza, diciamo così, delle due location dove accade tutto. Il Festival di Sanremo si fa all'interno del Teatro Ariston, a 300 metri c'è un hub, che è appunto il Palafiori, che diventa Casa Sanremo. In mezzo c'è la piazza, che è Piazza Colombo. Qui c'è un palco, l'anno scorso, 2020, è stato praticamente il palco centrale dove si sono fatte tutta una serie di spettacoli, di eventi collaterali evidentemente alla manifestazione che si faceva all'interno del teatro, ma legata al teatro stesso, e dove la partecipazione del pubblico molto vasta poteva in qualche modo ha contribuito a dare alla città quel colore che tipicamente durante quella settimana si vive, no, a Sanremo. Quindi diciamo il palco centrale nella Piazza Colombo e i due angoli più importanti per lo sviluppo del festival, che sono appunto, ripeto, il Teatro Ariston e il Palafiori. Il Palafiori è gestito dal gruppo eventi del nostro amico Vincenzo Russolillo. In questo hub accadono tutto quello che sono le alternative alla manifestazione, alla gara, quindi c'è la possibilità di incontrare tutti i protagonisti che vengono invitati, ovviamente anche a esibirsi con una serie di iniziative che durante l'arco della settimana viene sviluppato. Poi c'è un angolo importantissimo dove tra l'altro tu sei stato protagonista, che è l'angolo, diciamo così, del ristorante dove si fanno le PR, dove ci sono molte aziende, molte regioni. Io ricordo che nella passata edizione, quella del 2020, abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere un grande chef friulano. Che salutiamo, Emanuele Scarello, ormai due stelle Michelin, grazie al capolavoro che ha fatto a Rovigno. Esatto, ma soprattutto anche la regione Friuli Venezia Giulia, gestita dal Promoturismo FVG, che hanno partecipato, hanno portato la regione Friuli con i prodotti tipici, dal vino al prosciutto. Devo dirti che il cibo e la degustazione dei prodotti friulani ha avuto molto successo in quell'edizione. Alcuni prodotti che sono tipici, dal vino, questa è una terra meravigliosa per i prodotti del wine, e anche tutto il resto è stato molto apprezzato dai protagonisti che hanno fatto quel festival. Grande Umberto, allora dopo aver fatto questa grande parentesi di Sanremo, che comunque riprenderemo sicuramente nelle prossime puntate, perché magari ci svelerai qualche altra cosa, ci spoilerai qualche altra cosa, perché so che la prossima settimana sarai a Milano col tuo amico Amadeus, magari anche con Fiorello, chissà. E facciamo così, visto che qui si parla sempre solo di musica, c'è un'artista pazzesca inglese che sta spopolando nel web. Vogliamo ascoltarla insieme? Sì, poi magari lo commentiamo. Il motivo è semplice: io trovo che questa sia un'artista, lei sia un'artista eccezionale. Non posso dire qual è il titolo, cioè qual è l'artista. E allora facciamo così, guardiamo subito il video e dopo commenteremo questa grandissima artista. Il suo nome inizia per A, guardiamola insieme. Thank you.
Abbiamo appena ascoltato Easy On Me, Adele, oltre 100.000 visualizzazioni sul web, un pezzo veramente incredibile tratto dall'album che deve ancora uscire. Parlami di questo singolo e parlami di Adele, caro Umberto. Ma Adele non c'è bisogno che la presenti io, un'artista internazionale inglese che è uscita, diciamo, esce a novembre, a metà novembre, con un nuovo album che si intitolerà 30. La sua caratteristica è che gli album li chiama sempre con dei numeri. Il primo si intitolava 25 e ha venduto quasi 25 milioni di copie. Diciamo che adesso non usciva con un album da 6 anni, era molto attesa, ma la cosa che mi piace, e ti ringrazio per aver proposto, io non so se Adele sarà ospite a Sanremo, probabilmente ci proveranno e credo che gli convenga, anche perché avendo un disco fuori, poi un tour che parte immediatamente, potrebbe essere interessante, credo ci siano anche delle date italiane, ma l'importanza anche della semplicità con cui, almeno questo, io ho sentito solo questo singolo, ma l'album non dovrebbe essere diverso, la semplicità degli accordi, la semplicità del modo in cui canta, la grande voce che questa ragazza ha, in qualche modo ha catalizzato l'attenzione di tutti, quindi io trovo che sia veramente una grande artista e poi dà quel tocco di internazionalità che una televisione come questa, come Udinese TV, merita, perciò ti ho chiesto se poteva essere proposto e sono felice che tu abbia colto e accolto questa mia richiesta. E allora, a proposito di proposte, io adesso ti faccio una sorpresa, facciamo un bel collegamento Skype a Padova, ok, con una grande artista italiana che ha tanti sogni nel cassetto, Ti dico solamente che l'ho conosciuta, grazie a te, al Big Contest di Jesolo. Sai chi è? Certo che so chi è, perché mi hai, come dire, illustrato dove l'hai conosciuta. Sì, si chiama Virginia. Virginia Toniato è una ragazza giovane, molto interessante, e mi auguro che queste parole che diciamo possano essere utili poi per lei, per farla crescere artisticamente. È veramente molto brava e merita, secondo me, attenzione, e perciò noi passiamo da chi ha venduto quasi 50 milioni di copie a qualcuno che deve ancora crescere, ma secondo noi è importante anche nell'utilità del programma stesso, cioè Music Social Machine, hai fatto bene tu prima a ricordarlo, ma è giusto che tu lo faccia, c'è la possibilità di dare visibilità. Oggi, e lo dico a chiusura di questa parentesi, oggi è molto difficile per i giovani trovare degli spazi, e quando ci sono delle televisioni, dei programmi che in qualche modo danno la possibilità di avere la visibilità a giovani che se lo meritano, e secondo me è importante perché è uno strumento che aiuta a crescere e a dimostrare le proprie capacità. Ovviamente è difficile in questo momento, ma se c'è questa possibilità, ben venga, riusciamo a coglierla. Sono curioso, tra l'altro, di sentirla e soprattutto di capire che cosa sta facendo. E allora andiamo subito a Padova, andiamo da lei. Come stai, Virginia? Qui tutto bene, ma e voi lì come state? Ma stiamo benissimo, adesso che ti vediamo e ti ascoltiamo stiamo ancora meglio. Umberto, ma che spettacolo, eh? Sorridente. Virginia, che spettacolo! È sorridente come sempre, perciò io adoro Virginia, tra l'altro devo complimentarmi con lei perché so che da qualche settimana è diventata dottoressa. Quindi sì. Ti sei laureata, non ricordo, ovviamente c'hai una certa età, non ricordo in che cosa, ma so che ti sei appena laureata, vero? È vero, mi sono laureata alla triennale di economia e management e adesso ho intrapreso gli studi per la magistrale. Senti, complimenti veramente, Virginia. Allora, adesso noi ti vogliamo ascoltare, cioè il popolo di Udinese TV ti vuole ascoltare. Il tuo pianoforte è sempre con te, i tuoi sogni nel cassetto ci sono. Cosa ci farei ascoltare? Vi farò ascoltare I miei sogni nel cassetto, che è il mio singolo, primo singolo uscito a maggio. E per preannunciare magari una prossima uscita, speriamo anche nel prossimo mese. Speriamo. Senti, prima abbiamo parlato anche di Sanremo, sai, di Sanremo, questa parola magica, ti emoziona o no? Moltissimo, devo dire la verità che io fin da piccola ho questo sogno di andare a Sanremo, è uno dei miei più grandi sogni nel cassetto e spero un giorno di riuscire a cantare su quel palco. Virginia, io non la conoscevo perché insomma è una ragazza molto giovane e non avevo avuto piacere di conoscerla e di ascoltare soprattutto la sua musica. Poi ho avuto il piacere di conoscerla e di ascoltare la sua musica e in qualche modo me ne sono innamorato, ma la sua musica è la sua personalità che in qualche modo ci coinvolge e quindi di conseguenza trovo che sia molto brava. Non glielo dico perché è in onda, anche perché oltretutto
oltretutto partecipato al BIC, è arrivata seconda, quindi insomma, voglio dire, è stata apprezzata anche dalla giuria di qualità, che solitamente sono molto difficili. E la sua tranquillità, il suo modo di porsi, il suo modo di cantare, la sua semplicità nel proporsi musicalmente è molto molto piacevole, no? Lo sentiremo, io auguro ovviamente di fare un percorso artistico meraviglioso, ne ha le potenzialità, soprattutto di fare un Sanremo il prima possibile, tanto voglio dire, c'è tempo, sei ancora molto giovane, quindi c'hai ancora molto tempo per partecipare da protagonista. Adesso consigliamo vivamente a tutti gli ascoltatori di Udinese TV di alzare il volume, perché si sta per esibire lei direttamente da Padova, la nostra cantautrice Virginia Tognato, seconda classificata all'ultima edizione della Big Contest di Jesolo. Vai Virginia! Grazie. Ho sogni nel cassetto, è già pieno gli altri, dove li metto? Resta in silenzio in un angolo, mentre il sole si infrange nelle mie guance, sulle mie gambe, che hanno fatto chilometri per arrivare fino a qui. Adesso cosa faremo dei nostri vent'anni, mentre mi guardi, sembro mia madre. Stessi capelli, stesse rughe di felicità. Ora è notte, questa notte che ci illumina. Le mie labbra sulle tue e la radio suona. Una canzone di Battisti e di Mogol, dei ragazzi brindano per un altro gol. È la vita che ricomincio a vivere io, ricomincio a vivere. E a sbagliare saremo in due e sarà perfetto. Io ti aspetto sotto casa tua per tornare a vivere, per tornare a scrivere. E gli occhi lucidi, ancora non ci credi che nonostante tutto noi siamo ancora in piedi. E mentre parli, 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 che sapore ha questo freddo sulla pelle, sa di libertà. Le mie mani sulle tue e la radio suona. Una canzone di Battisti e di Mogol, dei ragazzi brindano per un altro gol. È la vita che ricomincio a vivere io, ricomincio a ridere. E a sbagliare saremo in due e sarà perfetto. Io ti aspetto sotto casa tua per tornare a vivere, per tornare a scrivere. Di noi che poi siamo solo fogli bianchi tra le pagine di sogni e sbagli. Di noi che poi siamo solo istanti, tra il mollo tutto e poi riparti. Le mie mani sulle tue e la radio suona questa canzone. Le mie mani sulle tue e la radio suona. Una canzone di Battisti e di Mogol, dei ragazzi brindano per un altro gol. È la vita che ricomincia a vivere, ricomincia a ridere. E a sbagliare saremo in due e sarà perfetto. Io ti aspetto sotto casa tua per tornare a vivere, per tornare a scrivere. Che spettacolo, che spettacolo! E io, cara Virginia, ti aspetto a Udine per fare un gol insieme, magari alla Dacia Arena. Complimenti ancora, perché ogni volta che ti ascolto mi vengono i brividi. Sei bravissima, sei bravissima. Sì, vabbè, ma non c'è bisogno che io lo ripeta. E lei è molto brava e soprattutto scrive anche dei testi estremamente interessanti. Quindi, come dire, è una cantautrice, scrive le canzoni, le interpreta col pathos che ci si mette quando praticamente le canzoni sono interpretate da chi le scrive, ovviamente. Quindi, di conseguenza, non posso che dirle brava e soprattutto di continuare. So che stai scrivendo molto, so che stai facendo delle altre cose, so che ti stai preparando anche, perché è giusto che tu continui a studiare, no? Prima del nostro collegamento so che hai fatto un'ennesima lezione, questo a dimostrazione del fatto che non si finisce mai di imparare e quindi di conseguenza esatto. Lei continua a studiare, questo è molto importante e soprattutto
poi il risultato lo si vede, no? La padronanza con cui ha interpretato la canzone, soprattutto il modo in cui l'ha proposta. Ma questo brano, cara Virginia, a chi lo dedichi? Dimmi la verità. Inizialmente, scrivendo questo brano, volevo rappresentare me stessa e presentarmi un po' alle persone. E in realtà, visto anche il periodo in cui è stato scritto, poi nella fase di scrittura è diventato un po' un brano dedicato a tutti noi e soprattutto a tutte le persone che inseguono i loro sogni e che non smettono di farlo anche nei momenti magari più difficili, come può essere stata la pandemia, ma qualsiasi altra situazione anche personale delle persone. E quindi ecco, io lo dedico alle persone, alla vita e alle persone che inseguono la propria vita e fanno di tutto per realizzare, diciamo, la loro parte migliore. Bravissima Virginia, perché tocca sempre sognare, hai continuato a farlo tutti, perché i sogni sono gratuiti, i sogni poi piano piano si avverano, secondo me. L'importante è continuare a percorrerli e studiare. Prossimamente che cosa succede? Nel mio prossimo futuro sicuramente c'è la scrittura di pezzi, far uscire quanti più pezzi possibili per farli sentire alle persone, e in ogni caso penso che più nel lungo termine il mio futuro sarà comunque dedicato alla musica. Io spero di fare la cantante ed è quello che sento di fare tutt'oggi, poi chiaramente farlo diventare un lavoro è il mio progetto, però tutt'oggi faccio già quello che mi piace. Spero di riuscire a coniugare la mia carriera scolastica e di studi con la mia passione e sono convinta che riuscirò a trovare la chiave in ogni caso per fare musica nella mia vita. Virginia, come fanno a rintracciarti? Ci sono i miei profili Instagram come Virginia Toniato, la mia pagina Facebook sempre come Virginia Toniato, e per chi volesse ascoltare il mio primo singolo, i prossimi che usciranno, c'è disponibile su tutte le piattaforme, da Spotify a Apple Music, quindi qualsiasi piattaforma ha il mio pezzo. E allora ti seguiremo tutti insieme, poi hai detto delle cose bellissime, tocca sempre crederci, tocca sempre essere convinti di ciò che si fa. Brava Virginia, brava, continua così, e naturalmente faccio questa appello a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento, che inseguono il loro sogno. Se anche tu vuoi metterti in mostra, ti vuoi mettere in vetrina, questa è una vetrina completamente gratuita, e se anche tu vuoi partecipare a Music Social Machine, è facilissimo. Mandaci il tuo video di presentazione, il tuo video della performance a musicsocialmachine@gmail.com. Il prossimo protagonista potresti essere proprio tu. E poi con Umberto Labozzetta magari ci mettiamo anche il fiocco, no? Sulla performance. Io ascolto sempre molto volentieri tutto ciò che mi arriva, quindi di conseguenza molto spesso passo giornate ad ascoltare provini, progetti, eccetera. Ovviamente non tutto quello che sento poi mi piace, perché poi c'è del gusto personale, ma quando ascolto delle cose interessanti tiro su le orecchie immediatamente, o le antenne se preferite, e dopodiché magari segnalo, lavoro, mi confronto. A me piace dare spazio ai giovani, è una cosa che faccio con molta passione, e Virginia lo sa, non la conoscevo fino a qualche mese fa, ma lo scopo è quello di dare visibilità a dei giovani artisti che hanno bisogno di mettersi in mostra e di dimostrare che sono capaci di ottenere poi risultati. Non tutti ce la fanno, ma questo, però, se non gli diamo la possibilità di provarci, diventa veramente difficile trovare esatto. Quindi scriveteci. Noi saremo sempre a vostra completa disposizione. Anche questa puntata sta per giungere al termine, però caro Umberto, non possiamo lasciarci così, perché questa è una giornata veramente speciale, particolarissima. Insieme a Virginia abbiamo parlato di Sanremo, continueremo a parlare di Sanremo anche nelle prossime puntate. Cara Virginia, se tu sei d'accordo, se Umberto è d'accordo, ci lasciamo prima della sigla suonando e cantando qualcosa, quello che vuoi tu, anche qualcosa di inedito che devi fare ancora ascoltare al tuo pubblico. Ma io sono d'accordo, quando l'ascolto sono felice, quindi di conseguenza anche curioso di sentire delle cose che lei farà. Quindi faccio un breve accenno di qualcosa che spoilerà. Puoi spoilerare, noi intanto salutiamo tutti e mi raccomando, rimanete sempre solo su Udinese TV. Seguiteci. Ciao. Vai Virginia, ciao! Allora presenterò una cover, perché se faccio uno spoiler qualcuno potrebbe uccidermi, e quindi presento Giudizi Universali. Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane. Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate.
mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone, togli la ragione, lasciami sognare in pace. Liberi come eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto i piedi per tirare la maniglia della porta e andare fuori. Come il nostro anni fa, come la voce guida la pubblicità, ci sono stati